Tu e io non siamo così diverse. Anch'io ho in me un grande potere. L'unica differenza è che io il mio non riesco a controllarlo. Piuttosto inquietante. Mi è successo solo poche volte nella vita e solo quando ero in grave pericolo. C'è qualcosa che mi sale da dentro e... beh, faccio fatica a spiegarlo. Ci penso io a loro. Tutto qui?
Devo aspettare per usare quell'abilità. Odiate. Sono lieta che sia finita. La mia terra è salva. Che tu sia benedetta. Le famiglie di Tristram non moriranno di fame, grazie a ciò che abbiamo fatto oggi. Dopo molte ricerche ho trovato un indizio promettente. Una famiglia nei pressi di Nuova Tristram ha ottenuto una preziosa reliquia. Quei poveri bifolchi non hanno la minima idea di che cosa farsene, ma io ho qualche ideuzza su che cosa fare con la loro figlia. E grazie a lei otterrò il mio premio.
Incontrate la vostra morte! Non ce ne sono più! Avversario davvero degno, glorioso! I campi di Tristram sono buone terre, fertili e miti. I contadini superstiziosi vi sono rimasti lontani a lungo dopo la caduta di Tristram vecchia, ma il tempo li ha convinti ad abbandonare quelle stupide credenze e a riprendere in mano zappa e aratro. Ora riforniscono sia Nuova Tristram sia Wartor. Come on!
campi un tempo erano stupendi. Zio Dekar mi ha raccontato la loro storia quando ero bambina. Ehi, aiuto, per favore, vogliono uccidere la mia amica! I ladri uccideranno la mia amica se non facciamo qualcosa! Aiutami a liberarmi e vedrai con i tuoi stessi occhi! E cosa vogliono della tua amica? È solo la figlia di un contadino, Sasha, ma possiede una reliquia che i ladri vogliono strapparle. Sto perdendo la pazienza, ragazza! Non l'avrete mai! Lasciate la ragazza. La reliquia appartiene a lei. Credi davvero alle parole di questo furfante? Va bene, idioti. Vi uccideremo entrambi. Non oggi, mostro! Questa volta non ci scappi! Non finisce qui. Il resto della gilda dei ladri vi troverà. Ecco la reliquia, amore mio. L'avevo nascosta come mi hai chiesto. Mio padre inizia a sospettare di noi, ma ciò non avrà più importanza una volta sposati. Non manca molto, vero? Ma certo, mia cara. Presto ci sistemeremo in una bella casetta a coltivare campi e ad allevare marmocche e bambini. Ma prima devo vendere la reliquia. Ahimè, mi toccherà allontanarmi con la mia amica per farlo. Vuoi venire con me? Sì, sì. Sembra che tu te ne intenda di mercati. Bene, fai strada. Un attimo. La reliquia è falsa! Dei, avrei dovuto saperlo. Sembra che tu abbia bisogno di una mano. E per me non è certo salutare rimanere da queste parti. Ti prego, dimmi che non stai prendendo in considerazione questo. Proposta criminale. Mi tornerà utile. Ah, eccoti qui. Ma che ne sarà della tua fidanzata? Fidanzata? Ti sembro il tipo che si sposa? A proposito, mi chiamo Lyndon. Cerchiamo fortuna insieme. Avrei scelto lo stesso.
So che i Tomi dicono su Alaric che questo tempio non è incoraggiante. Tu devi essere Alaric il guardiano. Zio Dekar mi ha detto che monti la guardia per l'eternità a questo luogo maledetto. Pensavo fosse un mito. Sei una Nephilim? No, è un millennio che non ci sono più Nephilim. Un altro mito. Cerchi l'ingresso di questo tempio, ma solo un Nephilim può entrare. Se otterrai le chiavi dalle tombe all'esterno e le userai sulle porte, vedremo chi e cosa sei davvero. Seguimi. Alzerò il ponte per permetterti di passare. Cerca due tombe nei boschi sull'altra sponda. Il sepolcro del guerriero e la cripta degli antichi. Al loro interno si trovano le chiavi del nostro sacro tempio. Non mi frega niente delle foreste. Dobbiamo addentrarci là in mezzo? Bene, il suo sangue. Questa è la gente di Alaric. No, sono stati corrotti. Respingeteli! Zio Dekar chiamava quelle creature volanti morte alate. Beh, fagli vedere quegli attacchi spettacolari che ti piacciono. Allora. Assolutamente la pena, almeno spero. Potrei aprire una locanda. Se sopravvivrò. La mia vita è dedita al servizio degli dèi fino alla morte. Beh, se mai cercassi un lavoro, ti terrò in considerazione. Ne ricorderò. Thank you.
Non ho abbastanza spirito. Sei cresciuta. Almeno uno di noi lo è.
amo viaggiare, vedere il mondo. Immagino in circostanze più piacevoli di queste. Sì, non è più bene. Dei parlano di una grande battaglia. Siamo tagliati fuori. Ci saranno addosso a momenti. State saldi, fratelli, e canteranno del nostro valore attraverso i secoli. Il nemico è qui! Per la gloria! Scuoiate quei cani nefili! Non è ancora il momento. Ho sentito parlare di questa zona, di una battaglia sanguinosa combattuta molto tempo. Ho studiato queste battaglie nei libri di Kane, ma vederle è molto peggio. Cosa ti manca di più? È una città così aperta e affascinante. Si nutre di commercio e nuove idee. C'è sempre qualcosa di nuovo ed emozionante da vedere o sentire. Ho passato molti anni a studiare luoghi come questo con zio Dekar. Quanti ricordi. Ci sono un sacco di posti che potremmo esplorare assieme, Lea. Non si tratta di esplorazione, ma di una missione di salvataggio.
tempio è aperto. Entrate e sconfiggete i guardiani. Nonostante siano miei fratelli, cercheranno di uccidermi appena entrato.